Salva, vediamo. Quest'anno vediamo anche tanti ragazzi, no? Perché veramente l'evento è aperto a tutta la comunità studentesca e quindi un po' anche la conferma, no, di questo rapporto con il Policlinico. Qual è la sua testimonianza di oggi? Allora, la prima testimonianza è di notare che ogni anno è un crescendo e già questo è un qualcosa di positivo, perché testimonia una comunità che è una comunità sempre orientata a migliorare, sempre più sensibile su alcuni temi. Un'altra cosa importante che mi sento di sottolineare è che è importante combattere per i diritti, ma a volte non, i diritti che si hanno a volte non se ne ha cura. Il diritto alla salute è un diritto, ma sulla prevenzione ci vuole anche una sensibilità individuale. Ecco, io devo dire che la presenza di tutti questi ragazzi, di voi tutti qui, qualifica, dà proprio un visivo ritorno del fatto che c'è questa percezione, che serve anche poi a tutelare il diritto quando ci sarà bisogno, auspichiamo di no, però andrà fatto. Quindi ho veramente la gioia di far parte di questa comunità che ha questi valori alle spalle e queste tensioni di fronte. E il Policlinico, come in questi anni c'è stato con i suoi professionisti, perché poi il Policlinico ha i suoi professionisti, ci sono, ci saranno sempre, e quindi sta a voi sollecitarci, perché voi avete anche delle, come posso dire, la capacità di spingerci in terreni su cui noi non, forse non andremo naturalmente, e quindi noi ci siamo, ci saremo. A noi sta solo di venirvi dietro.